Speciale Covid-19, uscire dall'emergenza, la fase 2. L'integrazione europea tra Covid e geopolitica, ne parliamo oggi con Cesare Imbriani, professore di politica del credito e finanziaria dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Prego, prof. Buongiorno. Ecco, c'è una complessità nel titolo, che è una complessità perché quando si parla di Covid e di prosieguo del Covid, in Europa gli ambiti sociali, economici e istituzionali a cui si fa normalmente riferimento sono, a mio avviso, in forte mutamento e devono essere presi in considerazione anche alcuni attori silenti ma presenti sostanzialmente. Ecco, mi riferisco in particolar modo alla collocazione internazionale dei soggetti in gioco e al rimescolamento che è in corso. Ecco, noi tendiamo per molti versi, e facciamo pure bene, ad occuparci nell'ambito dell'integrazione comunitaria di MES, di SURE, di Commissione europea, di bonds più o meno mutualizzabili e così via. Ecco, però una recente e acuta osservazione di Sergio Romano mi ha fatto riflettere. Lui ha detto che l'Unione Europea integrata non piace negli Stati Uniti, Trump lo dice, ma molti lo pensano anche in Europa e non lo dicono. Ecco, questa osservazione a mio avviso fa riflettere su molte cose, specie se a questa osservazione si aggiungono le chiare posizioni da un lato della Cina, dall'altro della Russia. Ecco, noi abbiamo una serie di attori globali che in una qualche maniera hanno interferito e interferiscono nel processo dell'integrazione europea. Ecco, partiamo dagli Stati Uniti d'America. La storia è una storia di qualche anno fa, ma è una storia molto presente, molto presente ed è una storia nota che facciamo finta certe volte di dimenticare. E mi riferisco al fatto che quando gli Stati Uniti d'America hanno patrocinato l'adesione alla NATO dei paesi che facevano parte del patto di Varsavia, i presidenti americani di allora, da Bush a Clinton e così via, avevano almeno due obiettivi in mente, due obiettivi. Un obiettivo era sicuramente una cintura atlantica intorno alla nuova Russia, sostanzialmente. Tant'è che praticamente molti hanno detto che l'allargamento che poi c'è stato è stato un allargamento della NATO, non dell'integrazione europea. E una seconda cosa era che gli Stati Uniti d'America in una qualche maniera erano preoccupati che gli ex satelliti sovietici troppo frettolosamente si agganciavano al carro comunitario per quello che riguardava le convenienze economiche, sostanzialmente. Questa cosa è una cosa ben presente, è una cosa ben presente e caratterizza, se volete, anche a volte in negativo, come dire, il percorso che questi paesi stanno facendo. Ecco, allora come gli Stati Uniti d'America sono stati presenti e sono presenti oggi nel processo di integrazione in rapporto al problema della pandemia? Questa è una domanda molto forte che ci dobbiamo porre sostanzialmente. E questo è un attore. Poi c'è un altro attore che praticamente è ben presente, la Cina. Però io vorrei forse fermarmi ancora un momentino sull'attore Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America ce l'hanno sempre avuta con l'Europa, come sapete, perché dicono che l'Europa viola la concorrenza, basterebbe pensare alla politica agraria, no? Praticamente non facilita, almeno lo fa nella sua direzione, il libero commercio istituzionalizza in maniera dirigistica l'innovazione, ma soprattutto a una burocrazia comunitaria che a volte sovrasta la politica degli stati, sostanzialmente. Se vedete, sono molte delle cose per le quali la Gran Bretagna alla fine è arrivata alla Brexit, sostanzialmente. Ovviamente gli Stati Uniti d'America hanno una responsabilità globale in rapporto alla sicurezza e anche ai loro interessi strategici, per cui praticamente non è che hanno dismesso la NATO, tutt'altro, nonostante poi
le questioni che si apriranno, ne parleremo fra poco. Ecco, per quanto riguarda poi la Cina, è ben noto che gli investimenti che dovrebbero favorire la Via della Seta adombrano nell'opinione di vari commentatori, della maggior parte dei commentatori, un nuovo colonialismo fatto di regole esterne e cogenti. E poi per la Russia, oggi tra l'altro in difficoltà per il prezzo del petrolio, oltre che per la pandemia, come tutti quanti noi, ovviamente tutto ciò riguarda lo spazio che la nuova Russia di Putin si sta creando. Sotto due aspetti, soprattutto nel Mediterraneo, con la crisi siriana, non devo ricordare che cosa ciò ha comportato in termini di inserimento strategico della Russia, e poi in Europa con il contenimento ad oggi riuscito dell'espansionismo, comunitario verso l'Ucraina sostanzialmente. Quindi la Russia è ben presente negli interessi comunitari. Ecco, questo è il quadro geopolitico obiettivo. È un quadro, come vedete, in forte rimescolamento. E praticamente in Europa noi invece bisticciamo, almeno siamo confusi e rissosi, sull'aspetto fondamentale di intervento, il recovery plan, perché, come ben si sa, praticamente c'è il problema della mutualità e cose di questo tipo, di cui faremo cenno poi dopo. Ecco, la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, di cui ancora parleremo fra poco anche di questa, in ogni caso, come dire, viola nella sostanza il principio di mutualità. Se praticamente si riuscisse, speriamo di no, anzi sicuramente no, non succederà, a limitare, come dicevo prima, l'intervento tramite la BCE e la Bundesbank sostanzialmente. Quindi ognuno pensa a se stesso, ecco, questa è la realtà. Ecco, per quanto riguarda gli USA, vorrei spendere alcune parole per fare vedere come gli Stati Uniti d'America sono stati ben presenti praticamente nella pandemia. La pandemia ha manifestato una reazione forte della NATO. L'Italia, anche se un po' meno della Spagna, anche se un po' meno della Spagna, se ne è sicuramente avvantaggiata sostanzialmente, se ne è sicuramente avvantaggiata. Che cosa è successo? Ecco, nell'emergenza del coronavirus la NATO ha messo in campo un programma di aiuti, un ampio programma di aiuti verso i membri partners. Terminata la crisi, ovviamente continuerà a svolgere questa mission sia per la sicurezza collettiva, sia per i suoi interessi, gli interessi praticamente dell'attore principale, gli Stati Uniti d'America. Gli aiuti di natura sanitaria arrivati in Italia e in Spagna sono solo gli ultimi di una lunga serie di contributi che praticamente tramite un centro di coordinamento degli aiuti sono arrivati sostanzialmente. Insomma, tenendo conto delle sue possibilità e del suo ruolo, l'Alleanza Atlantica ha reagito con grande prontezza all'emergenza, sostanzialmente. Ha reagito e dobbiamo noi tenerne conto. Dobbiamo tenerne conto per tante ragioni, sostanzialmente. Ma, come dire, quello che è stato, guardando al futuro, questa esperienza ci pone davanti due ordini di problemi. Il primo, che dovremo prepararci ad affrontare, e dovremo pure attrezzarci per affrontare le conseguenze della pandemia in termini di economia, in termini di sicurezza e quindi in termini di geopolitica. Ecco, questo è un lato. Dall'altro lato, dobbiamo stare attenti che praticamente l'emergenza si potrebbe ripresentare, e quindi dovremo coordinarci con i nostri partner, uno dei quali è la NATO. Uno dei quali è la NATO. Ecco, per ambedue le tipologie di problemi, quindi la NATO sarà fondamentale per affrontare il dopo coronavirus, per le minacce dell'emergenza, ma anche per le minacce di tipo ambientale, virologico, biologico e così via, sostanzialmente. È un attore presente e poco, non dico considerato, perché non c'è bisogno di considerare la NATO, che è parte integrante del nostro sistema, ma poco ricordato, sostanzialmente, poco ricordato. In ogni caso, superata l'emergenza sanitaria, noi avremo dopo la crisi, avremo sicuramente un meccanismo di instabilità,
che sicuramente il coronavirus ci lascia in eredità sostanzialmente. E quindi la NATO potrà garantire la sicurezza collettiva e sicuramente, e questo è il punto, quanto potrà rilanciare l'unità transatlantica. Quando noi parliamo di questa cosa, si apre un altro problema, si apre il problema che, questa è una considerazione finale, il nostro paese, tutto sommato, se avesse... che è cosa che in parte avviene, un protagonismo a livello di NATO, in una qualche maniera diventa ancora di più, come è sempre stato, un partner privilegiato, avvantaggiato sia dal punto di vista economico, sia per, e questo è il punto su cui voglio sottolineare, gli indirizzi strategici. Abbiamo avuto un esempio recentissimo di un vantaggio obiettivo. Lo stupendo contratto, il recente contratto tra la Marina statunitense e Fincantieri. È sicuramente un importante successo italiano e è anche la riaffermazione, se si vuole, di una pacata importante scelta di campo, importante scelta di campo. Ma le cose non sono così semplici. Perché non sono così semplici? Perché noi non siamo l'unico attore in questo quadro strategico che riguarda la NATO. Ecco, il mondo si preannuncia ancora più polarizzato in una competizione crescente in cui tra grandi potenze. Noi non siamo una grande potenza, noi siamo un attore globale sicuramente, ma gli attori globali effettivi sono da un lato gli Stati Uniti d'America, dall'altro l'Europa, l'Unione Europea. Ecco, ora sicuramente vi sono due problemi. Da parte degli Stati Uniti d'America il cosiddetto burden sharing, cioè la suddivisione dell'onere delle spese militari, su cui da molti anni ormai gli Stati Uniti d'America, come dire, martellano l'opinione pubblica. Dall'altro lato c'è la voglia di protagonismo della Francia. Ecco, la Francia recentemente, non devo ricordare la recente intervista di Macron, la sua cosiddetta strategia di difesa e dissuasione, fatta tra l'altro dalla scuola di guerra di Parigi, come ai tempi di De Gaulle sostanzialmente, la famosa Force de Frappe, in cui viene ritenuto, leggo quasi letteralmente il pensiero di Macron, necessario un riequilibrio delle relazioni transatlantiche. Cioè sostanzialmente una capacità di azione autonoma in termini di sicurezza, praticamente da parte dell'Europa, dove ovviamente l'Europa in questo caso è sostanzialmente a cagione della forza di Frappe, la forza di interdizione, come ha ricordato Macron, non è che lo dico io, non è un'interpretazione, è essenzialmente dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, soltanto in mano alla Francia. Ovviamente le cose sono fortunatamente più complesse. La Germania si è dichiarata invece assolutamente verso il rafforzamento praticamente dei rapporti con la NATO, seppur in un quadro di maggiore autonomia. Ecco. Quindi sostanzialmente che cosa si può dire? Che la NATO ha avuto un'importantissima funzione a proposito della pandemia, sostanzialmente, ma dietro ogni azione, ce lo spiega molto meglio uno storico delle relazioni internazionali, vi sono degli interessi. Quindi praticamente, diciamo, questo protagonismo della NATO in una qualche maniera prefigura rapporti e richieste da parte dell'attore principale, a fronte praticamente di un atteggiamento essenzialmente della Francia a favore di una maggiore autonomia strategica, sostanzialmente. Ecco, questo è il quadro. È il quadro, un quadro molto forte, molto vigoroso, è un quadro realistico, assolutamente condiviso dagli esperti di relazioni internazionali, sostanzialmente. E qui chiaramente si mischiano praticamente i problemi dell'economia e i problemi delle relazioni internazionali. Ecco, ora, fatta questa, ampia premessa che giustifica il titolo in termini di geopolitica, ritorniamo più ai fatti interni, sostanzialmente. Ecco, i fatti interni, le cose all'interno vanno così così, lo vediamo tutti quanti. Forse soltanto la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ci rassicura perché abbiamo un'esperienza complessivamente positiva di rapporti. Il SURE è praticamente questo meccanismo di
di sussidio alla disoccupazione dovrebbe funzionare, anche se, è stato chiaro, le perplessità derivano dal fatto che in ogni caso praticamente il meccanismo che si pone in essere è affidato al singolo paese, quindi speriamo di essere capaci di farlo funzionare, specialmente in termini di rapidità. Ecco, quello che lascia perplessi, seguita a lasciare perplessi, è questo MES. Il MES, ora abbiamo avuto notizia recente di ieri, in una qualche maniera sembrerebbe rassicurarci in rapporto alla condizionalità, sostanzialmente, che era poi il problema fondamentale. Ecco, però io non mi colloco assolutamente da un punto di vista politico, da un lato o dall'altro, sostanzialmente. Dico però, devo da economista sottolineare che il problema della condizionalità è uno dei problemi del MES. Ecco, perché? Perché il MES è, o almeno sembra essere, un prestito agevolato e apparentemente ciò può convenire, perché praticamente avere qualcuno che ti dà all'incirca il 2% del PIL tra 35 e 37 miliardi senza condizionalità a un tasso agevolato può convenire, anche se ovviamente si deve restituire, non si capisce ancora bene perfettamente l'ambito temporale. La finalità deve essere strettamente sanitaria, quella sarà controllata, speriamo di non fare pasticci. Ecco, a mio avviso però, indipendentemente dal terribile, forse superato problema della condizionalità, si perde o almeno si diluisce la forza politica nazionale in tutte le contrattazioni politiche comunitarie. Quindi il problema del MES, il MES in una qualche maniera viene data a chi ha bisogno sostanzialmente. Ecco, chi ha bisogno finché non restituisce in una qualche maniera ha meno forza politica per le grandi questioni, Ecco, io questo è un punto che vorrei sottolineare perché praticamente non viene fortemente considerato. Insomma, il problema non è tanto la condizionalità, ma la perdita di peso politico nei riguardi di questioni pendenti a livello comunitario, che per noi sono molto importanti. Ecco, ne individuo una, per il tempo avaro, ne potrei individuare anche qualche altra. Ecco, è una che però è fondamentale per il nostro paese, il completamento, ovviamente l'avvio a completamento, del mercato finanziario unico, cioè la cosiddetta unione bancaria. Ora, questa è una lunga, triste e sardonica storia. Noi siamo quasi al compimento, ma non riusciamo ad accordarci su tutta una serie di problemi, le garanzie dei depositi. Ovviamente abbiamo sempre come contraltare la Germania, che come al solito si mette di traverso, perché si pretenderebbe di dare un rating alle obbligazioni degli stati, in modo che poi praticamente tutto ciò ha un riflesso sul sistema bancario. Non si riesce a capire, a superare il tentativo che ci si vuole imporre di dare appunto rating, indici di rischio dei titoli pubblici, il che potrebbe comportare ovviamente un declassamento della qualità e quantità del nostro sistema bancario che faticosamente e con alcune eccellenze sta uscendo dalla crisi innescata nel 2008 dalla finanza deregolamentata esterna, tra le altre cose. È una cosa, a mio avviso, veramente da ridere. In un momento in cui si parla di agevolare il ritorno di imprese decentrate, di difendere il residuo di nostre industrie strategiche di eccellenza, si deve combattere per portare a compimento una cosa assolutamente necessaria per l'integrazione, l'unione bancaria, il mercato unico finanziario. Saremmo, questa è la domanda, più forti o più deboli se noi praticamente aderissimo al MES? Come vedete, io sono fuori assolutamente dall'agone politico, non mi interessa. Devo dare un contributo di pensiero. Posso anche essere d'accordo sul MES. Ecco, però sostanzialmente le conseguenze, come dire, le dovremmo valutare. Le dovremmo valutare. Ecco, cosa dire della recente sentenza comunitaria, di cui parleremo tra poco? La recente sentenza comunitaria sta in maniera surrettizia cercando di fare quello che ci si chiede di fare a livello di unione bancaria, sostanzialmente. Ma la vediamo tra pochettino. Noi dobbiamo essere non condizionati e con la lucidità per risolvere i problemi, sostanzialmente. Insomma, l'Europa comunitaria, a mio avviso, è relativamente debole nelle contraddizioni
valutazioni internazionali, tolta la Francia con le sue posizioni un po' dogmatiche, ma la Germania all'interno della comunità ottiene quello che non ha ottenuto con due guerre mondiali, sostanzialmente. Ottiene praticamente un meccanismo di predominio fatto di regole economiche e di condizionamenti. E lo ottiene insieme ad ex nemici come l'Olanda e o a paesi fino a pochissimo nemici sotto il gioco sovietico, sostanzialmente. La Francia, come al solito, è un battitore libero che da un lato afferma la sua indipendenza, dall'altro partecipa quando le sue dimensioni quantitative e qualitative la fanno essere troppo piccola. Bene, prof, per chiudere, infine, il ruolo dell'Italia nell'ambito e nel panorama geopolitico europeo, qual è e come si potrà, come dire, sviluppare nei prossimi mesi? Beh, il ruolo dell'Italia è un ruolo che, per esempio, ha da dire la sua sull'unione bancaria. Io voglio ricordare che in contemporanea alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca, il dottor Fürst, che praticamente è il presidente dell'importantissimo Leibniz Institute, un istituto importantissimo per la ricerca economica che sta a Monaco di Baviera, felice, ha detto che la Banca Centrale Europea deve ora praticamente misurarsi con la sua capacità di sostenere i paesi dell'area dell'euro fortemente indebitati. Ecco, è difficile credere che gli acquisti di obbligazioni continueranno in futuro, anche se praticamente ci sono state delle forti reazioni, per la verità, a livello comunitario in rapporto a un atteggiamento ottusamente ostile. Insomma, se fosse vero quello che fosse realizzato quello che dice la comunità, che dice la Corte Costituzionale tedesca, non dovrebbero essere acquistate obbligazioni dai paesi senza un rating adeguato, sostanzialmente. Questo dimostra che noi abbiamo bisogno di forza politica per opporci a praticamente cose che in maniera contemporanea aggrediscono la nostra posizione. Ecco, a proposito della sua domanda, io voglio sintetizzare che l'approccio statunitense con il corollario NATO è un approccio che non voglio dire che vuole disgregare l'Europa, ma vuole disgregare la compattezza europea e ha l'evidente compito di indebolire il progetto comunitario. Ecco, se non si mettono in conto nel dopo Covid queste tendenze centripete, si rischiano cure sbagliate e percorsi inutili. Il nostro paese, a mio avviso, deve perseguire la via europea, senz'altro, ma questa è un'occasione, e questa è la mia risposta, un'occasione unica di svezzarsi, di scendere da un banco degli accusati in cui perennemente il nostro paese si trova, sia per colpa sua, ovviamente, sia per interesse degli antagonisti. C'è da chiederci, emerge una linea strategica per il nostro paese? Bisogna essere chiari su ciò. Siamo davanti ad un paese fragile e tendenzialmente assistito, con un neostatalismo che aumenta a vista d'occhio ed oggi ovviamente è indispensabile a cagione della crisi, con un chiaro spostamento del potere economico dal privato al pubblico, se ciò avviene. E questo è inevitabile. Avremo l'anno prossimo ulteriori e necessari miliardi a debito. Qualunque l'intervento sia, MES, Recovery Plan, SURE, BEI. Ecco, speriamo di spendere bene. Quindi, secondo me, in questo momento noi dobbiamo concentrarci sulla capacità di spesa. I discorsi che si fanno sulla burocrazia, che praticamente colpiscono tutti quanti noi e sono disincentivanti, sarebbero il primo meccanismo di flessibilità. Viva il Ponte di Genova, voglio dire, sostanzialmente. Ma non basta, perché c'è pure una giustizia troppo lenta, per cui, come dire, il proliferare di grandi studi internazionali si spiega con meccanismi in cui si è cercato di risolvere esternamente al sistema giudiziario italiano le crisi. E poi, ovviamente, c'è, come dire, la scelta giusta degli investimenti strategici che si faranno grazie agli interventi comunitari. Ecco, allora. A questo punto bisogna innovare, ma come? Ecco, forse più che dare formule, io vorrei metodologicamente ricordare una frase del grande Keynes, che
che ci potrebbe aiutare. Il più grande problema non è fare sì che la gente accetti le nuove idee, ma che la gente dimentichi le vecchie idee. Noi dobbiamo dismettere gli errori. Già la dismissione degli errori sarebbe un passo avanti in termini di qualità dell'approccio degli investimenti, di flessibilità e di, come dire, prospettiva di sviluppo. Grazie. Bene, grazie per l'analisi complessa e articolata, Cesare Imbriani, professore di politica del credito e finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Grazie, professore. Grazie, dottor Sciarrone.